Su Spettacolo Mania siamo con Jun Ichikawa. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Allora, abbiamo visto questo film che uscirà a brevissimo, Addio al Nubilato 2, molto diverso dal primo. Tu interpreti Akiko, ci racconti chi è questa donna, questa giovane donna? Allora, Akiko l'abbiamo vista in Addio al Nubilato 1, e insieme a un gruppo di donne scalmanate che cercava comunque di seguire una sposa che purtroppo non c'era più. Qui siamo in un'altra fase, c'è un'altra donna che si sposa tra di noi, ma il problema è che lei verrà lasciata all'altare dal tigre e quindi praticamente insieme, insomma, al gruppetto decidiamo di fare un viaggio per accontentare lei, soprattutto perché lei comunque aveva, diciamo, essendo ebrea di origini, aveva appunto la madre chiesto, insomma, il desiderio di poter far seppellire il padre. Quindi noi andremo fino a Gorizia, nel frattempo però il personaggio di Akiko scoprirà di essere incinta. E da lì quindi c'è comunque questo dubbio della gravidanza, della maternità, che la porterà insieme al gruppo comunque a una casa famiglia dove ci saranno tutti i bambini. Per cui da lì decidere effettivamente come donna se tenere il bambino o non tenere il bambino. Qual è, cos'è la maternità alla fine? In fin dei conti non è perché per forza hai un bambino tuo. La cosa importante è l'amore, no? Che si lega praticamente tra gli esseri umani. Quindi tu puoi avere un bambino come puoi avere un cane, un gatto, come puoi avere una mamma. Questa è la maternità, comunque si è sempre materna. Ovviamente ci sono tantissimi temi in questo film, noi con te ci concentriamo, insomma, sul tuo. Tu sei diventata mamma da non moltissimo, naturalmente, e ti sei ritrovata un po' nei dubbi di Akiko, anche tu hai avuto dei dubbi, delle paure. Akiko dice: non voglio che cambi il mio corpo, no? Tu hai pensato la stessa cosa o anche magari pensando alle responsabilità? Allora, la cosa interessante è che nella realtà, ho avuto meno dubbi. Paradossalmente, forse perché mi sono lasciata trasportare comunque da quest'idea, da questo miracolo, perché alla fine la nascita è un miracolo, non sai mai, magari ci provi tantissimo, non nasce mai, ci hai provato una volta e tacchete e succede. Quindi in realtà nel mio caso lo desideravamo un bambino, però non era, insomma, non ce l'aspettavamo, ecco. Quindi ci siamo fatti trascinare da tutta questa cosa e, dato che appunto in Addio al Nubilato 1 avevo perso mia madre, quindi in questo Addio al Nubilato 2 diventare madre mi ha sconvolto la vita. Quindi in realtà è stato molto interessante invece lavorare sul personaggio, lavorare sui dubbi che una madre potrebbe avere, una prossima madre. Perché conosco tante mie amiche che hanno rinunciato o hanno deciso comunque di non avere un bambino e di fare altro. E mi rendo conto quanto la maternità in realtà non è solo una, sono tanti i modi comunque per essere materne. Per cui in questo film, diciamo che come personaggio cercavo comunque di sublimare tutti questi pensieri, cercando non di manifestarli per forza, e però nell'amicizia comunque poi alla fine ci si racconta qualcosa, ci si racconta magari in parte. Per cui spero che chi vedrà il film comunque scopra nel mio personaggio comunque qualcosa di sé, perché non sempre amiamo raccontarci nella nostra sfera privata e ogni donna, ogni uomo comunque ha tante ferite che magari ha difficoltà a manifestare, e il mio personaggio è proprio questo, quello introverso, quello timido che ha paura di raccontarsi, e quindi alla fine troverà nel personaggio di Ilie, questo ragazzino in transizione, comunque un alter ego. Lei vede se stessa, rivede se stessa da adolescente e quindi automaticamente comunque li va vicino, appunto per creare una forma di empatia, anche per stare vicino e basta, perché magari Akiko quando era ragazzina aveva bisogno di qualcuno che
che fosse vicino, che poi in realtà nell'Addio annubilato 1 si scopre che era proprio la Chiara, no? Chiara era il personaggio che non c'è più, ma che era con lei che comunque riuniva il gruppo. E in Addio annubilato 2 quindi c'è questo, lei cerca comunque di fare quello che ha fatto Chiara con lui, cercando comunque di creare una vicinanza, un'amicizia fraterna, no? E spero che questo arrivi, ecco. June, ti volevo chiedere, tu sei un'attrice ma sei anche una doppiatrice e volevo sapere da dove arriva questa tua seconda passione, questa tua professione parallela, come ci sei arrivata e cos'è per te il doppiaggio? Allora, il doppiaggio è un mondo che adoro. Ho iniziato veramente da piccola perché se ci penso, appunto, ho iniziato nel 2003 quando avevo appena finito il mio primo film che è Addio al avevo appena finito il mio primo film cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi. In quel film, avendo girato non in presa diretta, desideravo appunto poter lavorare sulla mia voce e ho avuto i miei mentori, i miei maestri, quindi insomma sono molto contenta da Rossella Izzo, quindi la famiglia Izzo, piuttosto che anche la Francesco Vairano, con cui comunque ho potuto lavorare e crescere comunque vocalmente. I doppiatori sono attori. Assolutamente, siamo tutti attori, per cui la difficoltà sta nel riuscire comunque a aderire a un personaggio interpretato da un altro attore e quindi essere da una parte, però allo stesso tempo dare comunque un colore. E adesso per esempio c'è un film che ho doppiato da protagonista che si chiama The Creator ed è insomma al cinema, per cui spero che mi possiate riconoscere.